Voglio dire un saluto, un augurio, una benedizione per tutti gli oratori della diocesi. Qualcuno riesco a frequentarlo, a visitarlo e sono impressionato di quanto è curato, di quante persone, volontari di diverse età assicurano ore serene ai ragazzi, le radunano persone che con il rispetto delle attenzioni e dei protocolli, però creano un clima festoso e un clima di fraternità. Ecco, vorrei augurare che ogni oratorio abbia questa riserva di gioia da diffondere in paese, che ogni oratorio abbia questa disponibilità degli adulti, degli adolescenti e dei giovani a prestare tempo per educare alla gioia di stare insieme, per educare alla sincerità della preghiera, per educare al rispetto del mondo e degli altri. Ecco, vorrei augurare a tutti giorni sereni, vorrei augurare a tutti che le famiglie sentano la gratitudine per quello che l'oratorio offre, sappiano riconoscere quello che l'oratorio fa per i loro ragazzi e si rendano conto di come è importante una comunità educante, che nessuna famiglia sia sola, che nessuna famiglia deleghi agli altri i problemi e i temi e le sfide educative, ma le famiglie sentano l'alleanza dell'oratorio, della parrocchia, come della scuola, come dell'amministrazione comunale. Ecco, l'alleanza educativa. Questo auguro e di questo ringrazio perché lo vedo realizzato in tutti gli oratori che visito.